Ciao a tutti e benvenuti nella nuova sezione di video dedicati alle releases di Tableau rilasciate con la nuova versione 2022.1. Io sono Isabella e in questo breve video vedremo assieme dei miglioramenti apportati ai parametri su Tableau Prep. La prima cosa che vi mostrerò è la possibilità di aggiungere parametri all'output di un flusso. Vi ricordo quindi solamente che quando andiamo a creare un output possiamo controllare la cartella di destinazione che vi sto indicando appunto con la freccia e abbiamo anche ora la possibilità di cambiare il nome del file di output. Quindi immaginiamo ad esempio di voler andare ad inserire il nome ad esempio di una determinata regione. Quindi mi posiziono su Name e vado a cliccare appunto sul pulsante Parameter. Vado a selezionare Region Parameter, appunto è un parametro che sono andata a creare in precedenza. Si tratta di un parametro opzionale che posso andare ad aggiungere al file o che posso aggiungere quindi come prefisso o suffisso. Si tratta di un'opzione molto utile perché aiuta ad identificare il tipo di file che viene creato in base alle impostazioni selezionate appunto tramite il parametro. Quindi, oltre che a modificare il nome del file, è ora anche possibile eliminare il parametro all'interno del flusso. Io al momento ho utilizzato il parametro sia nell'output sia anche all'interno di un clean step come filtro. Per cui quello che cercheremo di fare sarà andare a cancellare il parametro e vedere cosa succede. Quindi, una volta cliccato sul clean step, vado a cliccare sul pulsante Parameters in alto. Vediamo appunto che questa piccola interfaccia ci dà la possibilità di fare due cose, o andare ad editare il parametro oppure visualizzarlo nel flow. Per andare a cancellare il parametro non è vi immediatamente visibile, ma dobbiamo cliccare su Edit e in fondo vedremo il pulsante appunto Delete Parameters. Ci compare un'interfaccia che ci avvisa che se procediamo a cancellare il parametro, dobbiamo andarlo a sostituire con qualcosa e che il valore settato nel parametro, in questo caso, è appunto West. Per cui lascerà questo valore come il valore impostato. Allo stesso tempo si può anche decidere di visualizzare nel flow dove i parametri vengono utilizzati. In questo caso Tableau Prep mi evidenzia in blu i due punti appunto del flow in cui è presente il parametro. Procediamo quindi a cliccare su Delete Parameters. E in questo caso vediamo che compare una piccola iconcina di errore, appunto perché nell'output non sarà più il nome del file non è più collegato al parametro, ma rimane solamente un valore statico che è appunto West. Quindi in questo caso qui bisogna semplicemente ricordarsi che dobbiamo appunto sia nel filtro come vi sto mostrando adesso, sia anche nel nome del nome del file, il valore è appunto fisso, non è più dinamico. Per cui questi sono alcuni dei due miglioramenti che riguardano appunto i parametri. Il terzo riguarda invece ora la possibilità di invocare questi parametri usando la REST API. Quindi quando si utilizza la REST API per eseguire il flusso, è possibile passare un argomento al parametro, il che significa che quest'ultimo verrà eseguito con un valore specifico preimpostato. Quindi si tratta di una soluzione valida se avete bisogno di fare appunto qualche tipo di automazione.